porca. Mi hai tirato in faccia tipo una manciata di sassi. Io? E la gomma posteriore della tua moto, non tu con le mani. Ah. Oh, ciao. Ciao fans, la terza parte di questo viaggio era iniziata in cima al passo del San Bernardino, dove Luna ha associato alla parola lucomagno una lumaca rossa che viene spiaccicata. Infatti, vi ricordiamo a questo punto di un episodio in cui è successo veramente che io ho schiacciato una lumaca rossa facendola esplodere sulle gambe di Luna. Ed era uno dei primi appuntamenti, quindi immaginate poi che bello. Dopo questo episodio abbiamo iniziato la discesa del San Bernardino, addentrandoci in una vallata svizzera dove c'erano mediamente tra i 36 e i 37 gradi. E proprio qui, nella valle del San Bernardino, nel momento in cui Luna commenta il membro di un cavallo che ci eravamo salutati. Possiamo quindi lasciarvi ora alla quarta parte di questo viaggio. Buona visione! Bene fans, siamo arrivati finalmente al bivio Lucomagno San Gottardo. Noi saliamo dal Lucomagno e scenderemo, presumo, dal San Gottardo. Giuro, qua in questa parte di Svizzera fa un caldo indegno, ci sono 36,6 gradi, ma siamo arrivati in dei punti con dei picchi di 37. Ovviamente il limite era tutto 50-60, quindi neanche dire che prendi un po' d'aria fresca. Veramente l'asfissia, la morte. E sonno. Voglio farvi vedere una cosa, stiamo andando talmente piano che il computer di bordo adesso segna 2,5 litri per 100 km, che tradotto sono 40 km al litro. Ma avevo guardato un po' di tempo fa, dopo la discesa, dava 2,2 litri ogni 100 km, che sono tipo 47 km al litro. Cioè, una roba assurda. Luna, spostati che c'è dietro un furgone che magari vuole superare. Il cartello diceva benvenuti in valle di Blenio. Infatti il Lucomagno è appena dopo la cittadina di Blenio. Però mi sembra di ricordare che c'è ancora un po' di statalona drittona. Cosa? Sto parlando coi fans, Luna. Ah, ok. Quindi non hai capito una parola di quello che ho detto fino adesso? No, ero intenta a far passare le macchine. Luna Colombo, presta attenzione ai miei discorsi. Sì, perché dico, quelli del Ticino vanno a una certa andatura e dico, a me si vede che non ci sono autovelox. Ma porca, mi hai tirato in faccia tipo una manciata di sassi. Io? E la gomma posteriore della tua moto, non tu con le mani. Ah. Oh, ciao. A few moments later. Dopo lunga e penosa statale, forse ci siamo. Due curve con un limite di 80. Stiamo andando al Lucomagno. Un passo che non so quanto sia alto. Non ne ho la più pallida idea. Mille ore di statale, non ce la facevo più. Sì, c'è da dire che ci sono dei posti in Svizzera che da raggiungere prevedono veramente tanta statale e passi in mezzo ai paesi. E quindi sono tutto 50-60, ma sarebbe anche fattibile se non ci fossero 37 gradi. Perché con 37 gradi a 45 c'è la morte. Sì, no, seriamente, cioè, abbiocco totale. È anche pericoloso, perché cioè, mi stavo addormentando. Oh, guarda che forse siamo in mezzo delle montagne finalmente. Oh, senti che è un po' di frescura. E esatto, c'è un po' d'aria tipo classica di quando vai all'ombra dell'albero, un po' fresca. Siamo all'Aquila. Non sapevo di essere in Abruzzo. Guardate come non infrangiamo i limiti. Guarda, c'è lo smile. Non mi danno neanche un premio. Non essere arrestata è il tuo premio. Wow. Ah, un semaforo rosso. Mica che strazio. Che strazio.
Luna Colombo è in difficoltà. Ma cos'è, si vuole sfidare slimitando? Cos'è sto? Madonna, ho messo un cartello che ti brucia la retina quando arrivi. Ma che c***o è? Ah, ma è un pannello solare. Lucomagno aperto. Oh, senti che piacevolezza all'ombra. Bellissimo, la sensazione più bella di oggi. In tutto questo praticamente è 2 ore che stiamo facendo statale. Veramente una palla incredibile. Cioè, San Bernardino bello è appiccicato allo Spluga, quindi praticamente fate su e giù dei passi. Poi una volta che scendete da San Bernardino verso Bellinzona, cioè è infinita, è solo statale. Inizia la morte. Poi girando in su per venire qui a Lucomagno, nella valle di Blenio, è tutto di nuovo statale fino a praticamente qui. E sono da San Bernardino 2 ore di statale, tutta 50-60. È giusto mettere in guardia i fans che se volessero fare questo giro, bello, ma c'è anche delle pecche. Finalmente siamo usciti sotto i 30 gradi. Finalmente. Ma è strano sto asfalto. Sì, fa un po' cagare a dire la verità. Sembra che l'hanno messo giù a pezzi. E poi è tutto a onde. Guarda qua che rattoppia l'italiana. Questo nella mia corsia completamente. Sì. Tra l'altro 12 km e mezzo finalmente. 12 km e mezzo al paninazzo, perché sto morendo di fame, che sono le 3 di pomeriggio e non abbiamo ancora pranzato. Oh, tornante prepotente, veloce. Sì, insomma, c'è giù un asfalto che fa un po' ridere. Sì, non so perché, cioè, è fatto tutto così, a quadretti. Sì, sembra che gli avanzavano i quadri di asfalto già preconfezionati e li hanno appiccicati giù. Sembra tipo quando metti le piastrelle in casa, che ci sono le fughe in mezzo perché incolli le piastrelle. Oh, qua no. Comunque siamo sopra la campra, la capra campa. Limite 50, ovviamente. Motivo del limite 50, un parcheggio per auto. Avvincente. Ma questo fine limite dov'è? Non c'è un fine limite e continua ad essere 50. No. Ma secondo me si sono scordati di montarlo il fine 50, perché? Sì, infatti, perché, cioè, dai, imbarazzante, se no. Bene, c'è anche il cartello, penso sia uno degli ultimi, perché c'è la sbarra che chiude il passo. Per gli ultimi 9,5 km l'una, io direi di metterla a 3,60. Dove la mettiamo? Mettetela in testa. Se no mettetela, lasciala lì, scusa, fa meno fatica. Ma ce l'abbiamo già l'inquadratura da lì, su San Gottardo. Bisogna variare le inquadrature, Luna, e le basi della regia, veramente. Il punto non è far meno fatica, il punto è creare un contenuto avvincente. Come disse la mia prof di disegno alle superiori, la comodità in questa scuola non esiste. Io l'avrei mandata a fanculo. E Dejo a questo punto avrebbe detto, prof, a me per molto meno. Che era sovversivo? Era un secchione ribelle? Tutti i professori lo odiavano. Certo, perché se uno è secchione però ribelle, lo odiano. Attenzione, unicorno. Unicorno è tornato. L'avevo mai sentito, Lucomagno. La infila? Luna Colombo è la conoscenza della geografia. Perché tu avevi mai sentito il passo Lucomagno? Ma se devo essere sincero, domenica quando ho visto le storie di Alessandro che ha fatto l'Alps Tour, che è venuto qua. Ah. Se no, no, non lo conoscevo. Più che altro visto che era abbastanza strategico per andare all'Oberalp, di cui ho sentito parlare un gran bene. E lo supera? Guarda, senza dire niente, zitta zitta,
Guarda come entra all'interno. Attenzione che c'è qua mezza Svizzera parcheggiata. Acqua calda. Famosa sorgente termale. Siamo acqua calda. Wow. Attenzione, un camion in piena curva. Oh, ce li ha tutte a sto passo però, eh. Sì, in effetti sto ancora aspettando il punto in cui mi dia una gioia. Lontanissimo dagli altri passi. Tutta statale. Cantieri, semafori, camion in curva, parcheggi sterrati a pagamento. Ponder all'attacco, attenzione. Guarda come le pennellano, incredibile. È che il pennello finisce subito perché è un attimo si sopra il limite. E qua superare il limite prevede l'arresto, quindi... Galleria! Attenzione, galleria strana! Le mucche! Le mucche fanno mu, ma una fa mu mu! Oddio! Si rimette in coda, Lady KTM, attenzione! Ah, sei uscita in terza, t'ho visto. Sono uscita in quarta. Ah, anche tu? Si vedono i 20 kg in meno di peso corporeo. C'è il bastone in cima alla testa che sta facendo tutte le melodie. Wow. Ah, questi 15 gradi. 23 e 3. Ma siamo arrivati in cima al passo? Ma che passo delusione. Sì, veramente. Ospizio del Lucumagna, 1920 metri. Mamma mia, che delusione di passo. Sì. Che delusione, veramente. Ah, c'è un lago artificiale sicuro, perché ci sarà la diga. Cosa facciamo? Proseguiamo fino all'Oberalp per far merenda? Cioè, per pranzare? Ma dipende quanto lontano è. Non lo so. Fermiamoci che bisogna cambiare anche le batterie, così controlliamo. Ci sarà un semaforo sicuro. Ma c'è veramente la freccia? Vai. Ah, ci fa passare. Un operaio ti ha guardato strano. Sì, ho visto. Ovviamente per il mio unicorno, che nessuno ancora capisce cos'è. Perché la 360 non è ancora così famosa. Ma perché Moon Riders portano sempre un sacco di novità. La diga è bella imponente. Porca vacca, se è gigantesca. Ah, ma ci si può scendere? Sì. Attenzione, i Moon Riders vanno sulla diga. Sperando di non essere arrestati. Sì, esatto. Sguardi indiscreti di svizzeri che non capiscono. E che ho anche abbassato l'uncino, perché... Capito, ce n'è uno davanti e uno dietro adesso. Moon Riders consulta le mappe. Questo è il passo di Lucomagno. In realtà c'è un lago talmente grande con talmente tanta acqua che sembra il mare. Però se dovete venire fino a qua apposta per farlo, a meno che l'altro versante sia sorprendente. Sì, esatto, se no non ve lo consigliamo. Un boro triste. Poi con quel traliccio in mezzo. Vediamo dall'altra parte com'è la visuale. Ah beh, dai, non è neanche altissima in realtà. Ma dov'è che la fanno sfociare? Cioè, l'apriranno certe volte, ma dove? Di certo non adesso che penso che ci sia le mucche al pascolo a giudicare dei campanacci e le affogano tutte. Ciao fans, siamo sul passo del Lucomagno. Ci sono provato. Bruttino, bruttino, non ne vale la pena, perlomeno salendo da Blenio niente di che, anzi tutto 50-60, veramente una rottura di balle incredibile.
e soprattutto tutta la strada da Bellinzona, cioè oddio, da San Bernardino fino a Bellinzona, fino a Blenio, tutto 50-60 e c'erano 37 gradi, non potete capire lo sconforto di guidare a 50 all'ora con 37 gradi. Adesso ci siamo fermati un attimo, c'è una diga, vi facciamo vedere e poi ripartiamo verso l'Oberalp. Una Colombo fa le facce dietro come Paolini.